La rivoluzione tecnologica ha cambiato e sta cambiando la nostra vita quotidiana, a partire dallo smartphone, oggetto responsabile di nuovi comportamenti, gesti e stimoli. Una rivoluzione anche culturale, dunque, una sfida in primo luogo per le aziende, chiamate ad un nuovo tipo di interazione con i clienti. Sono i temi al centro di People Are Media, ovvero il business digitale nell'era dei selfie, libro scritto da Silvio Meazzi e Aldo Agostinelli, con prefazione di Marco Montemagno, presentato dagli autori a Milano. Le persone, oltre a essere un mezzo di comunicazione, sono anche quelli che tengono in mano, come nella copertina del nostro libro, l'oggetto che più di tutti ha cambiato il mondo negli ultimi 10 anni, che è quel piccolo schermo che ciascuno di noi ha nella propria tasca, con cui si fa qualsiasi cosa, e la comunicazione ormai non può prescindere da questo piccolo schermo. Le strategie dell'azienda cambiano perché parte di un'evoluzione sociale. L'evoluzione sociale può partire, solitamente parte sempre dal consumatore, non è che oggi il consumatore è al centro, il consumatore è sempre stato al centro. Oggi si parla di storytelling per il dialogo con i clienti, di e-commerce e big data, di blockchain. C'è una comunicazione biunivoca, non più a senso unico, come succedeva ad esempio negli anni 80 e 90, che può diventare un vantaggio anche per l'azienda. Stanno cambiando velocemente, imparando sempre di più ad ascoltare il consumatore, a ascoltare le persone e fare in maniera tale che ascoltandole si prendono quelle informazioni necessarie per poter poi adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi comportamenti. Il libro nasce dal confronto tra due esperienze e punti di vista diversi che combaciano nella conclusione finale. Servono nuove strategie che combattano la distrazione. Quello che noi dobbiamo fare è individuare dei nuovi momenti di contatto che non possono per forza di cose essere più quelli a cui siamo abituati. Le persone alla fermata dell'autobus non guardano la fissione che c'è alla fermata dell'autobus, le persone guardano il loro schermino, stanno guardando una web series, stanno rispondendo alla zia, stanno giocando a Candy Crush. Quindi gli scenari di comunicazione, il campo di battaglia, diciamo, deve per forza spostarsi su questi scenari.